pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Werder Blues e telecronisti, risultato di 6-0 per il telecronista. Siamo qui con il portiere dei telecronisti Baratto. Primo tempo 6-0, potevate ancora incidere, forse avete rallentato un po' con la squadra avversaria. Non è... sì, comunque il ritmo, così. Il ritmo era molto basso, quindi appena inizia a essere il vantaggio molto largo si viene naturale da rallentare. Andiamo a parlare del pallone che è sparato lì in paradiso, se ne è arrivato un attimo su Marte, se lo dobbiamo andare a riprendere. Sfoghi, vai, sfoghi, ok. Perché non sto facendo niente, quindi. Ora andiamo a parlare. Arbitro! Arbitro! Milan, vieni. 2-0. Primo tempo 6-0 per loro. Confuso in mezzo al campo. Avete provato anche una conclusione. La traversa per voi, cosa mi dice? Il problema è la difesa. La difesa manca totalmente. Non ci sono uomini e si gioca, si può dire, quasi come bambini, perché vanno tutti sul pallone e quindi si creano degli squilibri nella squadra. Cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? Sicuramente la difesa. E magari cercare il gol. Sì, il gol soprattutto. Ma la squadra è messa proprio male in campo, perché vanno tutti sul pallone. Dovrebbe stare più in zona. Va bene, si imbocca l'operazione del Poro Senso, la prima parte di gioco. La partita tra telecronisti e New Werder Blues terminata 14-0. Siamo con i migliori in campo, MVP di questo match, Achille Isernia e Polverino per i suoi. Polverino, partiamo da te. Una partita mai decollata. La colpa non è, cioè, la squadra non c'è. Come sei? Avete forse cambiato formazione dopo la sconfitta scorsa, questo non ha giovato. Avevo messo altri elementi, però non è servito. Cosa farete, diciamo, per proseguire? Cambierete ancora formazione? No, continuiamo con questa formazione oppure qualche elemento cambiamo. Ho capito, va bene. Capisco che non è molto da dire, ti lascio andare a fare la doccia, ti faccio comunque complimenti. Ciao ciao. Ciao. Isernia, 9 gol per te, veramente stratosferico, diciamo, non esaltare. Come l'hai vista tu la partita? No, vabbè, non abbiamo molto da dire nemmeno noi, perché oggettivamente è stata una partita senza storia, in quanto penso che sono anche più piccoli, no, rispetto a noi, quindi sì, anche forse questo, la media è leggermente più bassa. Sì, quindi anche questo ha pesato. Per il resto una partita tranquilla, ci siamo divertiti, forse vabbè, l'agonismo non è giovato, però vabbè, non fa niente così, dobbiamo prenderci questi 3 punti per la classifica, sperando di poter salire ancora un po', magari poter arrivare al terzo posto. Non ci aspettano 2 scontri diretti, per cui non dovremmo sbagliare quelli che sono più importanti. D'accordo, Isernia, vuoi salutare qualcuno, dedicare al sistema? Dedicare al mio amico Armando, che mi ha seguito in questa trasferta ai Kennedy. Molto felice. D'accordo, va bene, ti faccio i miei complimenti a te e a te. Ciao ciao, ciao ragazzi.